Il principe Harry e il principe Andrea sono ancora consiglieri di Stato, nonostante non siano più reali che lavorano. Il presidente della Camera dei Comuni, Sir Lindsay Hoyle, probabilmente rimuoverà sia il principe Harry che il principe Andrea da un ruolo chiave, ha affermato un esperto costituzionale. I consiglieri di Stato sono le quattro persone successive in fila al trono di età superiore ai 21 anni e il coniuge del monarca, e sono in grado di sostituire il sovrano quando sono malati o all'estero. Nonostante siano reali non lavoratori, sia il principe Harry che il principe Andrea sono ancora consiglieri di Stato, il che significa che potrebbero tecnicamente sostituire Re Carlo negli impegni reali. Tuttavia, il governo è stato suggerito di modificare la legge per rimuovere entrambi da questa posizione. L'esperto costituzionale Bob Morris ha detto a Express.co.uk che il re non è in grado di cambiare chi sono i suoi consiglieri di Stato perché sono governati dal Regency Act, che solo il governo ha il potere di cambiare. Tuttavia, ha affermato che è probabile che il governo apporti questi cambiamenti. Perché stiamo finendo le persone che possono assumersi il dovere? Quando la regina Elisabetta II morì, la moglie del nuovo re, la regina consorte Camilla, divenne eleggibile come consigliere di Stato. La figlia maggiore del principe Andrej, la principessa Beatrice, è diventata anche consigliere di Stato, poiché dopo il principe William, il duca di York e il principe Harry è la prossima persona in linea al trono che ha più di 21 anni. Tuttavia, come suo padre, Beatrice non è un reale lavoratore, il che significa che se l'attuale legge rimanesse, tre consiglieri di Stato su cinque non sarebbero membri dello studio. Durante gli ultimi anni del regno della regina Elisabetta II, i consiglieri di Stato svolgevano spesso compiti per suo conto, mentre lottava con problemi di mobilità. Tuttavia, dopo essersi dimesso dagli alti doveri reali, Harry e Andrew non sono mai intervenuti per la regina, quindi è improbabile che intervengano nemmeno per Re Carlo, lasciandolo con poche scelte se non è in grado di svolgere i propri compiti da solo.